una bella calza. Una bella calza! Perché Babbo Natale già te le ha fatte le calze, vero? Già sono venuto prima. Siete contenti di questo Natale? Vabbè. E di questa Befana? 100%! L'amore per la città, la creatività, la voglia di fare festa ed un pizzico di follia. Manifestazioni ed effetti speciali hanno caratterizzato gli eventi natalizi a Lanciano, conclusi con uno spettacolare finale, l'arrivo della Befana, preceduto da una grande festa per i bambini. Un corteo dove non mancava nulla, la banda degli schiaccianoci e poi gnomi, folletti, fate, elfi, i personaggi più amati dei cartoni animati e la Befana a bordo di un'auto d'epoca. Un'atmosfera fiabesca che ha coinvolto il centro della città. Sul palco momenti di spettacolo con l'esibizione delle palestre con performance ispirate al tema natalizio. La musica ha scaldato il pubblico che ha riempito Piazza Plebiscito e Corso Trento e Trieste. E poi è arrivata lei, la Befana, che insieme allo spazzacamino ha danzato sospesa lungo la parete della Torre Civica. Una festa per grandi e piccini che ha divertito tutti. Musica, applausi e tanti palloncini rossi. Il bilancio del cartellone natalizio a Lanciano è dunque più che positivo. Vi hanno lavorato più assessorati con il grande contributo di un team di donne creato dall'assessore al commercio Maria Ida Troilo, formato da Ketty Felletti, Raffaella De Crecchio, Rosanna Raimondi, Stefania Santobuono, Luciana di Castelnuovo, Raffaella Altobelli e l'associazione Ridendo e Scherzando di Raffaele Di Nunzio.